Buonasera a tutti, signore e signori, e per i presenti, questa è l'edizione 2021 di Corin Festival. Che cos'è Corin Festival? È un festival di cori dove da questo anno, si spera anche nei prossimi, se tutto va bene con le prossime normative anti-Covid, di fare proprio una tradizionale, quindi, festival, invitando cori da tutta la Toscana e l'Italia. In questo caso, in questa data, che sarà la quinta data di Estate in Musica 2021, abbiamo già avuto diversi eventi nel corso dell'estate con gran successo. Credetemi, al tempo di oggi organizzare eventi non è assolutamente semplice con tutte le prescrizioni date a livello nazionale di sicurezza, quindi dopo tanti, diciamo, sforzi e coraggio e davvero tanto impegno, siamo qua a organizzare gli eventi. Abbiamo realizzato la presentazione e Open Day a inizio estate, presentando l'Estate in Musica 2021 a giugno. Successivamente, a fine giugno, abbiamo realizzato il primo concerto con coro e orchestra dal vivo della nostra associazione. Per chi non ci conosce, io sono il direttore Tommaso Lorenzini dell'orchestra e corale Città di San Vincenzo, dell'associazione medesima che vedete qua, appunto lo striscione con il marchio. Abbiamo fatto quindi classiche in concerto a fine giugno, abbiamo continuato con opera in concerto e anche la prima data di Corin Festival con ospite la Corale Valdera. Stasera qua sul palco vedremo un genere molto particolare che va fuori, diciamo, dalla nostra portata. Noi portiamo un programma classico, lirico, con colonne sonore da film anche in alcuni casi. Stasera vedremo alcuni brani pop e gospel, quindi dal Livorno vorrei fare un grande applauso a New Choir e Tornado Band. Buona serata e buon concerto.
sono Noemi Pacini, voglio ringraziare di cuore prima di tutto l'Associazione Culturale Musicale Città di San Vincenzo che stasera ci ha invitato qui. Noi gli siamo grati, soprattutto a Tommaso che insomma con cui mi sono rapportata, perché quest'anno, come ben sapete, per la musica è stato un anno molto difficile e noi direttori di coro, musicisti, orchestrali ci siamo trovati davvero in difficoltà e lo abbiamo affrontato con tanto spirito, non ci siamo scoraggiati, anche se in qualche momento qualche brutto pensiero ci è venuto. E quindi grazie a tutti voi di essere qui stasera e grazie a Tommaso e all'Associazione Culturale Città di San Vincenzo. Allora, per seconda cosa adesso vi presento la nostra fantastica Tornado Band. La vedete qui schierata ai nostri lati, ve li presento uno per uno e poi non vi annoierò troppo con le chiacchiere perché lascerò parlare soltanto la musica. Fabio Gianni Trapani alla batteria, Fabrizio Mazzeo al basso, Gian Domenico Mastroelli alla chitarra acustica. Ora vado alla mia sinistra con Gaetano Mastroelli alla bandiera e Luigi Ridolfi alla chitarra elettrica. Non cascare. Niente, quella che avete appena ascoltato è la famosissima Eye in the Sky. Adesso invece vi proporremo un brano un po' più pop che si intitola Dancing in the Moonlight. Forse non tutti conoscono questo brano, è famosissimo, ma lo conosciamo tutti quanti nella versione dei Top Loader. In realtà questo brano ho scoperto facendo delle ricerche che è stato scritto da una band che poi è stata completamente dimenticata. E quindi stasera la voglio nominare perché la voglio anche ringraziare per aver scritto questo fantastico brano che poi è stato portato al successo da altri. Sono i King Harvest. Poverini, hanno scritto un pezzo fantastico e poi dimenticati da tutti. Noi stasera ve la proponiamo nella nostra versione, Dancing in the Moonlight. Oh,
ci tengo a presentarlo, perché è il brano che a un certo punto ci ha fatto scattare una scintilla, perché per la prima volta ho arrangiato un brano e mixando vari brani, e per cominciare questa, per aprire questa strada ho scelto di fare un tributo a Tiziano Ferro. Lo conoscete ovviamente. Ho scelto due delle mie canzoni preferite di Tiziano Ferro e ho creato un mashup. E quindi ci siamo per la prima volta divertiti a cantare due brani insieme in contemporanea. In più, non contenti, ci abbiamo infilato anche un bellissimo brano di musica classica, che è il canone di Pachelbel. E quindi adesso ascolterete il nostro mashup di Tiziano Ferro. Oh,
continuazione. Ho preso un piccolo momento di pausa, me li sono mangiati tutti. Ora molto meglio, perché non le gatti. Questa brezzettina è molto piacevole, si sta veramente bene. Ok, il prossimo brano è un brano famosissimo e ce lo ricordiamo tutti per la pubblicità del limoncello. Lemon Tree. Assolutamente niente.
merenda, San Pizza Albumina, Other Fish or Blood. We are not the same, but differences aside, will we work the beat of soul? Together you and I.
arrivato il momento per voi di cantare e ballare con noi. Andiamo diretti nel 1979 o 7, vabbè, più o meno in quel periodo. E in discoteca si ballava niente poco di meno che un brano che veramente non ha bisogno di presentazioni. E questo brano, tra l'altro, è in italiano e quindi voglio sentire le vostre voci che cantano insieme a noi. E se ballate, anche meglio. Thank you.
Ora questo era il riscaldamento, adesso ballate per forza. Siete pronti? Vi insegno una piccola coreografia, è facilissima, veramente, anche voi in piedi, non è che se, come siete fuori, non vi vedo. È facilissima, la potete fare anche da seduti, siete pronti? Allora, il brano è famosissimo, siamo nell'82 circa, con i Culture Club, sicuramente ve li ricordate, il frontman, scusate il fiatone, ma ho ballato troppo a quanto pare, e quindi, ora fra poco vi riprendo. Il frontman era niente po' di meno che Boy George, come dimenticarlo. Ovviamente la canzone la conoscete, si tratta di Karma Chameleon, ve la ricordate? Qualcuno dice sì, ho sentito un no. Chi è che ha detto no? Qualcuno ha detto no? No, ho sentito male. Ho sentito un karma però nel pubblico, molto bene. Allora, la coreografia è questa, siete pronti? Braccio destro avanti e facciamo così. Questo è il sinistro, lo so, però a specchio dovrebbe tornarvi, giusto? Io faccio a specchio rispetto a voi. Braccio destro avanti, io parto col sinistro. Vabbè. Poi braccio sinistro avanti. Via, su, forza, un po' di coraggio, eh? Ok. Poi di nuovo braccio destro. Poi c'è un piccolo momento di pausa dove respiriamo. E poi infine tutte e due le braccia su. Ok, ripetiamo. Braccio destro avanti, poi braccio sinistro avanti, poi braccio destro avanti, piccolo momento di pausa, tutte e due le braccia molto bene. A questo punto arriviamo al ritornello, il famoso karma, lo facciamo come un twist. Lo potete fare anche da seduti con le spalle. Ok? A questo punto un piccolo momento di meditazione e poi molta meditazione. Ok? È facile, finita la coreografia. Volete ripassarla? La facciamo sulla musica, no? I'm a man.
titolo Il mio cappuccio, e vi lascio una bellissima canzone, anche questo è un gospel molto bello, ma noi lo facciamo in una versione, non so se avete mai seguito il telefilm Glee, l'avete mai sentito? È bellissimo, ci sono un sacco di brani tutti riarrangiati, e noi vi proponiamo stasera la versione di Lean on Me tratta da Glee.
microfono sta arrivando il direttore artistico dell'Associazione Culturale Musicale Città di San Vincenzo. Abbiate pazienza, ma quando siamo organizzatori si deve pensare a qualsiasi cosa che può succedere. Per l'appunto, dato che adesso sono sul palco, mi raccomando, l'accesso alla platea è solamente da quell'ingresso sulla mia sinistra. Se ci sono delle transenne o dei nastri vuol dire che non si può entrare, quindi vi chiedo gentilmente di chi è già entrato, non dalla biglietteria, mi faccia la cortesia di andare lì se vuole assistere al concerto. Ci sono tutte le procedure anti-Covid, molto dure purtroppo, quindi solamente con Green Pass, prima dose di vaccino o se no con tampone effettuato che dura 48 ore. Quindi mi raccomando, l'ingresso è solamente qua sulla mia sinistra. Per cortesia, vogliamoci bene, se no così non si può organizzare l'evento, ok? Non creiamo assembramenti su tutto il transennato perché le responsabilità cadono sull'organizzazione dell'evento. Questa piccola parentesi, stasera stiamo ascoltando una cosa straordinaria. Gioia, felicità, si balla, si canta. Abbiamo Livorno sul palco di San Vincenzo nell'anfiteatro del Porto, una cosa bellissima, credetemi. Quindi non voglio rubare tantissimo tempo alla musica, alla loro bellissima musica e performance, che non è solo un concerto ma un vero spettacolo, direi. Quindi questa bellissima vigilia di Ferragosto festeggiamo così con l'Associazione Culturale Musicale Città di San Vincenzo e l'associazione ospite Tutti in Musica. Dato che anche domani sera, quindi chi non lo sa, ve lo preannuncio, non abbiamo purtroppo lo spettacolo di fuochi di artificio e quindi cerchiamo di goderci questa serata al meglio con la musica. Ringraziamo l'organizzazione, quindi tutto il nostro staff, a partire dai nostri cameraman, l'organizzazione di montaggio e smontaggio, quindi da partire nominiamoli, Michael, Nicolò, Ilo, Marta, Francesca, la biglietteria, quindi tutto questo ingranaggio di persone per far arrivare al top la serata. Quindi credetemi, sono dei piccoli tasselli messi insieme che ci fanno davvero grandi. Quindi dalla mattina sotto il sole, credetemi, non è stato davvero semplice, ma ce l'abbiamo di nuovo fatta. Questo è il nostro quinto evento, ribadisco, quindi ci sono stati 4 eventi: opera in concerto, classica in concerto, abbiamo avuto la rassegna stampa a inizio estate e poi un'altra prima data di coro in festa con un altro coro ospite, e questa sera loro qua da Livorno, New Choir The Tornado Band. Ringraziamo anche il chiosco delle piante che ci ha fornito questa splendida trafila inizio palco di fiori. Ringraziamo la Master Security disponibile stasera per la sicurezza dell'evento, il servizio antincendio della Croce Rossa Italiana. Ho bisogno però del suggeritore, perché non mi posso ricordare tutto. Dov'è la spalla? Ecco, Loredana nello staff, che abbiamo anche stasera in biglietteria. Ringraziamo in primis il Comune di San Vincenzo, che ci ha dato la possibilità della piazza, di tutto il patrocinio, dell'organizzazione appunto anche dell'evento. Ringraziamo anche tutti i nostri sponsor, quindi non li voglio nominare tutti, li abbiamo nominati già nell'evento centrale Opera in Concerto davanti la chiesa. Quindi davvero tutte le attività del centro, del porto, che davvero anche quest'anno nelle difficoltà economiche del Covid ci hanno davvero dato una piccola mano per uno per creare qualcosa di grande. Questa stagione Estate in Musica 2021, che vi vorrei ricordare anche l'ultima data, avremo uno stand promo e una piccola rappresentante della Corale Città di San Vincenzo il 21 di agosto, quindi sabato prossimo ci troverete in piazza della Capitaneria di Porto. Per chi vuole delle informazioni, se vuole iscrivere all'associazione, entrare nella corale a cantare con noi bambini, abbiamo corsi di canto per bambini, tutte le informazioni le potete richiedere il 21 agosto, piazza della Capitaneria di Porto, ore 21:30. Spero di non essermi dimenticato nulla. Marta sparisce sempre, la nostra tesoriera. Tutto? Ragazzi, questo è il bello della diretta. E facciamo un grande applauso non all'associazione, ma a loro, che stanno facendo uno spettacolo bellissimo. Un pochino più caroloso, quelli là sono li sentiamo, dai. Vabbè. Niente da dire altro, continuiamo con la seconda parte. Bravissima Noemi, bravissimi allora, voi, Tommaso, continuate così. Volevo dire che ora che sei qui sul palco insieme a me, ti ringrazio di persona, l'ho fatto subito all'inizio, ma ti voglio ringraziare e spero
a nome di tutta la nostra associazione e del nostro coro di poter ricambiare invitandoti a Livorno con il tuo coro, con la tua orchestra e magari organizzare un evento per voi e ospitarvi. Beh, questo è una bellissima solidarietà. Di uscire soprattutto per la condizione di adesso. Che incrociamo le dita. Non è semplice, ma ce lo auguriamo davvero. Magari per un bel concerto di Natale. Perché no? Vedremo quindi, stay tuned. Abbiamo un piccolo pensierino. Faccio io una cosa. Dimmi. Seguiteci sui nostri social. I tuoi social? Dell'associazione? Certo. Bastate che digitate Associazione Culturale Musicale Città di San Vincenzo. E Instagram, YouTube, Facebook, ci trovate ovunque. E tutti in Musica Livorno. Mettete mi piace e seguiteci. Vi lasciamo un piccolo pensierino della serata. Datemi il tempo di aprirlo che sono da solo. Siamo sul mare e come vedete abbiamo una bellissima vela. Riprendiamo con la musica, dopo tutti questi ringraziamenti bellissimi, quando facciamo questi gemellaggi fra associazioni è molto bello davvero, è una grande soddisfazione sia per chi organizza che per chi invita, perché è sempre bello condividere la nostra musica, anche se magari facciamo generi diversi, insomma la musica è sempre bella e va sempre condivisa. Andiamo a un altro brano super conosciuto per una versione che non è in realtà l'originale. È vero che è conosciuta anche l'originale in questo caso, perché le Supremes ce le ricordiamo tutti, giusto? Ve le ricordate le Supremes, vero? Ma questo brano è più conosciuto per la versione bellissima di Phil Collins. Forse qualcuno avrà già capito che brano è. Si tratta di You Can... Oh,
Thank you.
la presento, solo che ho appena fatto mente locale che mi sono dimenticata una cosa veramente importante. Anche te. Mannaggia! C'è quelli? Vabbè, mettiti quelli, dai! Avevo detto che li prendevo e poi me li sono... Ma ce l'ho dietro, solo che l'ho lasciato in borsa. Beh, mi sono dimenticata un paio di occhiali tipo Ray-Ban bianchi. A qualcuno viene in mente qualcosa? Normalmente me li metto, ma oggi l'ho dimenticato. Ah, ho sentito! L'ho sentito! Chi l'ha detto? Bimba se sapesse.
Allora, abbiamo un brano in scaletta, ma lo facciamo solo se lo cantate insieme a noi. E vi voglio dire le origini anche di questo brano. Il brano è famosissimo, si tratta di Si può dare di più. Lo conoscete sicuramente, l'hanno cantato Morandi, Tozzi e Ruggeri. Questo brano è nel nostro repertorio perché nel 2019 noi abbiamo inciso un album che tra l'altro stasera potete acquistare, ce l'abbiamo qui in vendita, però non l'abbiamo voluto incidere così solo per soddisfazione personale, perché sarebbe stato troppo poco, ma abbiamo voluto coinvolgere delle associazioni nostre concittadine che si occupano di disabilità, e perciò abbiamo dedicato questo brano a tutto un progetto che abbiamo poi svolto insieme a loro, e abbiamo insegnato questo ma anche altri brani che poi tra l'altro loro adesso sono diventati un coro effettivo. Se seguirete il nostro sito e la nostra pagina Facebook li vedrete, si chiamano Il Coro Fuori dalle Righe, e niente, questo brano è nato proprio per loro, per cantarlo tutti insieme e di inciderlo. Quindi se voi acquisterete il nostro album e ascolterete l'ultima traccia, si tratta di una Si può dare di più veramente speciale. E stasera ve la cantiamo noi, spero che vi accontenterete, non sarà sicuramente la stessa cosa, però speriamo che la cantiate insieme a noi davvero. Thank you.
E purtroppo, cari signore e signori, siamo arrivati al termine di questo bellissimo spettacolo come vigilia di Ferragosto 2021. Com'è stato? Grazie a tutti, ma grazie a loro e grazie a voi per la bellissima presenza. Io non sono nessuno. Quindi due piccole notizie prima di andare a letto oppure godervi la serata a San Vincenzia. Abbiamo il prossimo evento il 21 di agosto, abbiamo uno stand promo che potete trovare in piazza delle Capitanerie di Porto di fronte alla chiesa dalle ore 21:30 e una piccola rappresentazione della nostra corale Città di San Vincenzo con alcuni elementi del coro e il nostro repertorio. Grazie mille di nuovo Associazione Tutti in Musica, New Choir e Tornado Band, grazie mille a voi. Grazie, è l'ultimo concerto della stagione per noi. Apriamo, vediamo che c'è. C'è un po' di... Quindi di nuovo grazie mille a tutti, grazie a te Noemi, grazie all'orchestra, a tutta la corale. Vi ricordiamo di uscire in maniera molto ordinata, abbiamo un'uscita centrale coordinata dal nostro staff e security. Una buonanotte a tutti e un buon Ferragosto, grazie mille.